Benvenuti alla seconda parte del mio video sulla collezione dei miei trucchi scaduti. Se vi siete persi la prima parte, quella riguardante gli occhi, quindi le palette, le famose Trousse anni 90 di Pupa, ve la lascio linkato sia qui nella i delle informazioni, insomma, nella i, e sia anche sotto nel box informazioni, diciamo, come il link del video. Comunque ve lo metto anche alla fine di questo, perché sono viste cose fantastiche e credo che anche il settore labbra ci riserverà cose fantastiche, anche questo, cose che provengono direttamente anche dagli anni 90 e non sto scherzando, o comunque inizio anni 2000, e quindi sono cose interessanti. Io comincerei da questi due cimeli di Pupa, perché per me Pupa era la marca di trucchi dei sogni, quella più fantastica di tutti, quella che ogni cosa che usciva io l'avrei voluta, e perché i packaging erano troppo carini. Allora io vedo che qui dentro ci sono queste due cose, perché c'erano questi prodotti cremosi che dovevano essere un po' prodotti, diciamo, universali, però erano prodotti che in realtà, come li usavi male di sicuro, perché il risultato era pessimo. E io non ho mai capito sinceramente bene a cosa potessero servire questi prodotti, però li compravo perché erano troppo carini. C'avevo l'orsetto tutto impolverato, l'orsetto e l'ape. Raccolgo subito perché non sia mai che si rompe. No, ok, recuperato, e la fortuna ha voluto che non si sia nemmeno rotto. Che fortuna. Allora, questo era formato da questi due colori, c'era questo rosino e questo violetto, che sinceramente, cioè, tipo, io che le mettevo sulla palpebra senza primer, senza nulla ovviamente, e quindi praticamente dopo pochi minuti già era sparso ovunque, però continuavo a metterlo. E quest'altro, che era questo rosino chiaro, che sinceramente non ho memoria di come io lo usassi, ma presumo allo stesso modo, magari anche sulle labbra, che sicuramente sulle labbra avrà avuto il suo bellissimo effetto cadavere, fantastici, però ecco, mi piacevano un botto proprio perché erano carini. Poi vedo questo rossetto super super impolverato, sempre di Pupa, che aveva c'ha il suo bello specchietto. Il packaging era geniale, devo dire, perché aveva il suo specchietto incorporato, c'era anche il cosino che lo proteggeva, però quello non c'è più, è tutto impolverato. E praticamente era, ah no, non era quello che dico io, quello che dico io forse è da un'altra parte, peccato. Questo era semplicemente un nude, che comunque, come vedete, è bello finito, un nude normalissimo, però io andavo matta per questo packaging con lo specchio, perché è veramente geniale, devo dire. E comunque, oh, l'ho quasi quasi finito. Devo dire che neanche ha un cattivo odore, quindi secondo me questo è ancora buono, però non lo provo perché non vorrei mai succedesse qualcosa di strano in diretta. Poi vediamo che altro c'è qui. Ah, questo era fantastico. Questo, se non mi sbaglio, era un rosino assurdo, Pure Diamonds. Di che marca era? Ah, non lo so, non si capisce. Però io anche con questo rossettino ci andavo matta. E era praticamente questo rosino chiarissimo, che praticamente era veramente praticamente trasparente, che però aveva comunque, termine trasparentissimo, che però aveva appunto dei glitter che mi piacevano tantissimo, quindi un rossetto completamente inutile che però mi piaceva. Vediamo com'era questo di Pupa di prima, che non ve l'ho sbocciato. Questo, vedete, questo era carino, abbastanza semplice, però appunto l'ho anche utilizzato tanto, quindi mi piaceva. Poi, ah, questi me li ricordo, vediamo se ce ne avevo due, infatti questi, forse tre, no, due, questi, e qui ho trovato anche quell'altro che cercavo di Pupa.
Allora, questi io li adoravo, questi prodotti che erano della L'Oreal, si chiamavano Glam Shine e erano praticamente dei gloss, però io li associerei, questo neanche sempre più tutto staccato, li associerei un po' ai lip gloss della MAC, perché erano veramente bellissimi, come vedete erano molto coprenti come gloss, belli densi, me lo ricordo, e tutti super super glitterati. A me queste cose glitterate mi sono sempre piaciute, e ora qui sulla mano la vedete così, però mi ricordo che non era male, come poi sarà pure anche abbastanza scaduto, però avevano appunto un effetto bello perché rimpolpavano molto le labbra. Questi mi piacevano tantissimo, mi sono sporcata tutta, un disastro. Questi sì, veramente li ho adorati tantissimo, erano proprio i miei preferiti. Qui c'è quel prodotto della Pupa che io ho stra cercato, perché vedevo la pubblicità, no? E mi sembrava una cosa innovativa al massimo. Oddio, adesso neanche so più come si apre. Oh, e come si apre? Ah, apposta. Vedevo la pubblicità e non lo trovavo e diventavo matta. Allora, anche questo aveva il suo packaging spettacolare, perché praticamente questo rossetto si sfila, no? Questo è il packaging, che tra l'altro è molto carino, si sfila da sotto e dentro ha il suo bello specchietto, quindi geniale. E questo era il famoso rossetto a due colori, che doveva fare quindi da tipo contorno labbra insieme al rossetto, e a me mi sembrava una cosa geniale, che poi il risultato non era assolutamente paragonabile a quello di un contorno fatto con la matita, ma a me mi sembrava una cosa geniale. Poi considerate che io all'epoca non avevo nemmeno i pennellini, quelli super sottili, per poter comunque poi fare di nuovo il contorno, ripassarlo, renderlo quindi molto omogeneo con il fondotinta, con il correttore, quindi credo che il risultato fosse stato abbastanza discutibile, però praticamente era quello che funzionava così, no? Che vi faceva la riga e sotto c'era il rossetto, una cosa del tipo appunto sì, così. Sì, una cosa tipo così. Ma il risultato era comunque orrendo, però a me questo fatto che c'era questo rossettino con tutti questi glitter mi piaceva tantissimo, e comunque infatti l'ho abbastanza usato, però il risultato me lo ricordo che non era assolutamente geniale. Ah, e poi ho trovato un altro Glam Shine, questo guardate era quasi finito, questo arancione. A me comunque l'arancione sulle labbra è sempre piaciuto molto e continua a piacermi molto. E vedete che non era per niente male questo prodotto. Non so se ancora lo fanno, ma non credo, perché questo veramente è vecchissimo. Però questi Glam Shine mi piacevano tantissimo, veramente tantissimo, me ne ricordo. Poi vediamo che altri cimeli ci sono. Questo che cos'è? Del The Body Shop. Classico colore di rossetto da vecchia, ma sono i classici colori che uno compra quando non sa truccarsi, e infatti è inquietante. È questo rosino proprio che ti fa le labbra color morto, anche perlato tra l'altro, abbastanza orrendo, che però per me erano i rossetti wow, quelli bellissimi, perché comunque vedevo anche in televisione, no? Personaggi della pubblicità, della televisione, con questi rossetti nude, e mi ricordo che io cercavo tanto questi rossetti nude, però non riuscivo mai a ottenere il risultato che vedevo in TV. Adesso a me sembravano tutti quanti brutti, ci credo, perché andavo a comprare roba del genere da vecchia. E quindi passiamo oltre. Poi che altro abbiamo? Ah no, questo è di una glossy box, quindi questo è un prodotto recente. Questo è un bellissimo cimelio, anche questo, della Rimmel. Questo è Fancy. Ah, guardate, anche questo è praticamente terminato, quindi anche questo mi è piaciuto molto, e in effetti è un colore che io metterei anche adesso, e è questo rosino molto molto primaverile, veramente molto carino. Vedo che compravo, o comunque non so se magari all'epoca andavano di moda, tutti comunque questi super glitterati, super shine, non coprentissimi. L'effetto matte non andava per niente all'epoca, credo, visto che ce li ho tutti così. Poi che cosa abbiamo?
Glam e chic, ma anche questo è di una glossy box, niente. Poi vediamo, che cos'è? No, ah, questo, mamma mia, la polvere che c'è dentro sto coso, orrenda. Questo è un altro della Maybelline Water Shine Juicy Bubblegum. Anche questo super polverato è molto molto consumato, perché anche questo mi ricordo che mi piaceva tantissimo. Era questo rosino Barbie, molto Barbie. Però a me questi colori ancora oggi piacciono, devo dire, questi rosa, queste cose un po' lucenti, mi piacciono. Non vado matta proprio tanto per i matte io. Quindi anche questo, mi ricordi, mi piaceva tantissimo. Poi vediamo un po' che cos'altro ho. Mi ricordo che mi piacevano molto anche i famosi gloss, questi nei tubetti. Tipo questo era della Rimmel. Fruity Delicious Sheer Lip Gloss, ci credo che è sheer, è un lip gloss, però anche questo super super glitteroso, che poi, cioè, sulla mano non si vede nulla, forse nemmeno glitter, però mi ricordo che mi piaceva tanto questa cosa, che poi io non ho queste labbra belle polpose, quindi diciamo questi rossetti non è che proprio siano il massimo. E poi vediamo se c'è qualche altro cimelio importante, perché comunque io poi avevo fatto una pulizia un po' tempo fa e quindi parecchie cose le avevo buttate, proprio ricchissime. Ho ritrovato invece questo gloss, quindi a me mi piacciono molto queste cose con i glitter, è ovvio, se hai capito. Questo che è della Rimmel, credo, sì, è la Rimmel Stay Gloss. Di questo color un po' violetto, tutto impolverato, mi vergogno solo per la polvere. E questo devo dire che era anche bello bello scrivente per essere un gloss. I gloss di una volta forse erano meglio di quelli che ci sono oggi, devo dire. E poi basta, il resto sono tutte cosine delle glossy box, quindi cose recenti. E quindi no, mi dispiace, più di questo non ho da farvi vedere, però comunque abbiamo capito che cose matte no, non ci piacevano, o forse nemmeno andavano. Ci piacevano le cose comunque non super super coloratissime, proprio forti, quindi cose molto trasparenti, con un po' di colore, ma soprattutto tantissimi glitter. E a me questa cosa dei glitter comunque è rimasta, perché io vado matta ancora oggi per le cose con i glitter, e infatti molto spesso li metto anche addosso, cioè proprio mi piace, anche per andare al lavoro, non mi interessa. E quindi niente, questa è la seconda parte e ultima dei miei trucchi scaduti, che comunque non butto perché sono legati comunque alle prime esperienze del trucco, a questi primi trucchi che compravo, che mi piacevano tantissimo, che mi sembrava di comprare chissà cosa, e quindi insomma non mi va di buttarli, e credo che non le butterò mai, rimarranno lì, non ci faccio nulla ovviamente, però fastidio non me lo danno, posto non me lo occupano, cioè spazio comunque per altre cose ce l'ho, quindi non è che mi impegnano un posto, e li lascio perché sono comunque dei ricordi. E quindi niente, io spero di avervi tenuto compagnia, perché il video la sua utilità non ce l'ha, però era carino, no, condividere un po' queste cose anche con voi, perché comunque tutti ce l'abbiamo questi trucchi che non riusciamo proprio a buttare via, io sono sicura che ce l'abbiamo tutti. E quindi niente, io vi ricordo che sotto trovate anche il link per i miei social, vi aspetto soprattutto su Instagram, e ci vediamo al prossimo video, ciao!